Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere il mio nuovo bancosega della Sheppard, quello HS100S, che ho preso sul sito www.gls72.com. Allora, che cos'è il sito gls72.com? È una ferramenta online, un negozio vastissimo. Se lo visitate, andate a vedere che ci sono prodotti per tutti i gusti. Per quanto riguarda la lavorazione del legno, vi dico brevemente perché io ho deciso di comprare la macchina sul sito GLS72 e perché ho scelto Sheppard. Allora, il GLS72.com è il negozio online della ditta Semprini. La ditta Semprini all'inizio, negli anni 70 circa, magari gli appassionati della lavorazione del legno del fai-da-te la ricorderanno, produceva la famosissima combinata per legno Fantasy 2000, poi diventata Prof 2005. Ancora se ne trovano online di seconda mano e vanno benissimo. Poi ovviamente le cose sono cambiate, sul mercato sono arrivati i prodotti cinesi, quindi la nuova generazione della famiglia Semprini ha deciso di creare questo shop online di ferramenta. Cito testualmente le parole del signor Luciano Semprini riguardo alla scelta di Sheppard. Lui dice questo: ho scelto Sheppard perché attualmente sul mercato è il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Poi, indubbiamente, essendo made in Germany, sapete benissimo che sono prodotti di ottima qualità. Sheppard esporta in tutto il mondo. Sheppard ha tutte le certificazioni di qualità, UNI, ISO, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a vedere brevemente le caratteristiche principali di questo bancosega. Un motore con una potenza di 2000 watt, numero di giri senza carico 5000 giri al minuto. La lama che è in dotazione ha 24 denti ed è da 250, un attacco da 30 e uno spessore di 2,8 mm. I denti sono in metallo duro riportato. Poi, come potete vedere, ha il coltello separatore con lo spessore di 2 mm. E a un livello di pressione acustica di 91 decibel, quindi bisogna utilizzare delle cuffie antirumore quando si utilizza. Io ho parlato della ditta Semprini e del motivo per cui io ho acquistato le macchine Sheppard. Ricordatevi questo nome, GLS72, perché è un negozio online che vale la pena davvero andare a visitare. Ok, ecco come si presenta il banchetto tutto smontato. Praticamente c'è questo pezzo qua che va aperto e poi dentro troviamo una scatolina che adesso vado a vedere come si può togliere da qua dentro. Basta girare l'inclinazione del gruppo motore. Questo è l'interno. Ci sono gli ingranaggi. La lama è già montata. Quindi all'interno della scatola c'è tubo di aspirazione, istruzioni, fattura.
una scatola con protezione della lama, che è supporto per aspiratrucioli, parti metalliche, guida goniometrica, che sarebbe questa. Ci sono tutti i vari supporti per andare a montare i piedi del banchetto. Ok, adesso vado a montare tutto. Queste barre metalliche angolari di spessore 2 mm. Adesso bisogna armarsi di pazienza e una chiave, una 10, 2-10, così monto tutto. Istruzione di montaggio. Allora, prima cosa da fare è svitare questi dadi. Dentro ci sono questi fermi, questi qua, così. Ecco qua, la cosa importante è non stringere troppo. La stessa cosa per tutti e quattro gli angoli. Il sistema di bloccaggio è questo, vedi? Questa rondella qua. Dopodiché si devono montare questi traversi. Mi preparo tutti i dadi con il sistema dado, blocca dado e rondella. Qua ci sono questi che sono, questo è più corto di questo, quindi l'ho messo sul lato corto, ovviamente. Allora, io me li comincio a fissare utilizzando una sola vite per adesso, metterò tutto dopo. E a questo punto inserisco le altre viti e serro. Ok, bene, ora che ho montato e serrato
queste tenute che servono per le prolunghe del piano, faccio la stessa cosa dall'altra parte. E questi sono degli stabilizzatori e vanno montati sui piedi. Inserisco i gommini. Nel prossimo video vi farò vedere come funziona la macchina e vi darò qualche suggerimento sull'utilizzo. Alla prossima!